¡Flipante! Felicissimo venerdì, cari amiche e cari amici di TVRS. Anche quest'oggi coglieremo le tante sfumature di quello che è il 73esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo e lo faremo questa volta con gli occhi degli esperti. Quindi diamo subito il benvenuto in TV a colei che in qualche modo ha vissuto i grandi eventi musicali a fianco di artisti di calibro veramente internazionale, di Andrei Puor, Nella Vanoni, Gino Paoli, Rodella Bertè, Lucio Dalla. Benvenuta a Tiziana Sconocchia Balestri. Grazie. Grazie. Salve Tiziana, buongiorno. Io chiedo alla regia se c'è la possibilità di aprire il collegamento con l'altro ospite che non vedo in anteprima. Ecco, allora andiamo avanti cara Tiziana. Tu so che segui, anzi sei fedelissima nell'ascolto e nella visione del Festival di Sanremo, addirittura realizzi dei salottini in casa. Questa è una domanda a sorpresa. È vero, sono voci di corridoio. È vero. Faccio le mie serate a Sanremo ormai da tantissimi anni. L'hai vissuto poi, dicevi, nel fuori onda, anche da dietro le quinte. È stata un'esperienza, hai detto, illuminante e sotto alcuni aspetti anche un po' devastante, perché è una vera e propria macchina da guerra. Assolutamente, cioè t'alzi presto la mattina, perlomeno noi che accompagniamo gli artisti ci alziamo presto la mattina e si va a dormire a tutte le ore. Non è prevedibile. Ci dicevi appunto veramente una vera e propria macchina da guerra con tanto di, oltre che gli artisti che poi si esibiscono come maestri per quanto riguarda l'orchestra, anche il dietro le quinte è davvero impressionante. Sì, allora devo dire che ho trovato l'organizzazione della RAI assolutamente inappuntabile. E parlavo prima con Romina, la squadra della sartoria non perdono un secondo e hanno un'attenzione su tutti gli artisti pazzesca, illimitata, un'attenzione a ogni dettaglio. Ci fai venire voglia di essere lì, di vedere con i nostri occhi. Ci colleghiamo adesso, apriamo il collegamento perché lo vedo in preview con un'altra persona, un altro cantante, se non che autore, insomma, di brani che hanno avuto grande successo anche a Sanremo. Piero Romitelli, ben trovato Piero. Grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere qui, perché so che sei impegnatissimo, oberato di lavoro. Quali impressioni hai avuto? Tu l'hai vissuto anche da dietro le quinte il Festival di Sanremo, e non soltanto. Ma è un bellissimo festival, forse uno dei più belli degli ultimi anni, sia a livello di qualità di canzoni che di organizzazione. Credo che ascolteremo queste canzoni a lungo nel tempo. Qual è quella che ti ha impressionato più favorevolmente e che ti ha stupito? Ce n'è più di una. Credo che Mengoni faccia un campionato a parte. È vero. Cioè, sei d'accordo? Penso che siamo tutti d'accordo, Piero, che sta a livelli, ad altri livelli. Un altro artista che ti ha stupito favorevolmente e che non ti aspettavi che magari potesse portare un pezzo di quel tipo? No, in realtà me l'aspettavo, ma Tananai e Comacose hanno due pezzi bellissimi. E invece per te, Tiziana, qualche artista che ti ha sorpreso? Allora, sorpresa è una parola un po' grossa. Mi è piaciuto molto Rosa Chemical,
per un livello comunque la novità è ormai difficile da trovare. Però almeno ha affrontato dei problemi importanti oggi. Perché si è parlato tanto di amore, no? Sei d'accordo, Piero? Tanto amore in queste canzoni, visto in tante sfaccettature, e però poco sociale, poco, forse quello trattato al di fuori delle canzoni. Cosa ne pensi? Ma penso che sia una buona cosa. Lasciamolo fare agli altri, no? Ecco, bravo, bravo, bravo. All'istituzione. Quindi concentriamoci su questi aspetti. Allora, ne abbiamo un po' Sulla accennato, ne vita. abbiamo. Come, perdonami? No, concentriamoci sulla vita di tutti i giorni, sul quotidiano. Lasciamo Sulle a emozioni che chi viviamo compete. in maniera esatto, personale, perché no? Vediamo un attimo un piccolo riassunto di quella che è stata la serata di ieri del Festival di Sanremo con la prossima clip. Amo l'Italia, vesto con orgoglio la maglia azzurra, che per me è la più bella del mondo. Prima andare dalla mamma a prendere il latte, adesso scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. La Ariston, la Amadeus, la Morandi. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. Tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Quindi lo show pazzesco dei Maneskin, tutti in piedi a ballare, tutti in piedi a ballare anche fatti mandare dalla mamma, insomma, con San Giovanni e Morandi e poi la Egono, insomma, che è piaciuto un po' a tutti, no? Questa freschezza che ha portato sul palco di Sanremo, ci voleva proprio questa ventata di spontaneità, a mio Brava. avviso. E tutti i 28 cantanti che si sono esibiti ieri sera. Quindi Sanremo è prontissima poi questa sera ad affrontare i duetti. Visto che ne parliamo, che ne dite se apriamo il collegamento con la nostra troupe che si trova su Sanremo, però subito dopo aver ascoltato i suggerimenti della regia. Ottica Franco Carletti, Iesi. Fiorilandia Garden Center è creazione e progettazione con idee sempre attuali e innovative. Marina e Martina, con la loro ricca professionalità e gli oltre 30 anni di esperienza nel settore del floral design, offrono consulenza e del giusto consiglio con il miglior allestimento floreale per ogni occasione. Dal matrimonio con stile all'allestimento di tendenza, alla miglior composizione per sale e ricevimenti, con un occhio attento al bouquet da sposa e al tableau de mariage. Inoltre 2000 metri quadrati di esposizione ed un aggiornatissimo showroom sposi. Lo stile, l'originalità, la qualità e il successo di ogni evento è Laboratorio Floreale Artistico Fiorilandia Garden Center Fano. Da oltre 40 anni Almauto è affidabilità, fedeltà e passione.
L'obiettivo è soddisfare il cliente con servizi qualificati nella vendita di veicoli nuovi ed usati garantiti, finanziamenti, parcovetture e veicoli commerciali a noleggio, a breve e lungo termine. Un'attrezzata moderna officina per l'assistenza del tuo veicolo, servizio gomme, riparazioni elettriche ed elettroniche. Ecco perché Almauto è un punto di riferimento per l'intero territorio. Almauto ti aspetta a Iesi in via Fontedamo 2 bis. Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. E sul noi ci colleghiamo subito, apriamo il collegamento con il green carpet del Festival di Sanremo con la nostra troupe. Chiamiamo subito il capitano della troupe, Marco Zingaretti, eccolo qua. Ciao Marco, di bianco vestito uno splendore sei oggi. Buongiorno, buongiorno. Grazie per il capitano, grazie Romina. Beh, oggi guardate dove ci troviamo, davanti alla storica fontana qui nel cuore di Sanremo. Sono in compagnia di 5 baldi giovani, tra pochissimo vi li presenterò e vorrei subito aprire questo collegamento con una chicca d'eccezione, perché ieri sera siamo stati invitati a un evento e ti abbiamo fatto una sorpresa. Bene, sai bene, bene. Da parte di chi? Da parte di Mirko Casadei, guarda. Wow, ci piacciono le sorprese, vai. Per te Romina e a tutti gli amici di Benvenuti in TV, un caloroso saluto da Mirko Casadei e la sua musica. Vai con Liscio innanzitutto e poi c'è una canzone che quest'anno compie 50 anni che per me tu la conosci, fa così, guarda. Ciao, 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 ciao mare. Chi non la conosce, è intramontabile. Grazie, ciao Romina. Ciao. Ciao, 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 mare. Ciao, 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 mare. Ciao a tutti, quella. Che meraviglia, che meraviglia. Grazie Marco, davvero uno spettacolo, complimenti. Hai visto che bella sorpresa, eh? Questa clip è stata girata circa 8-9 ore fa, non ti dico altro. Loro sono Iper Giove, i vincitori nazionali del Cantagiro, sono i nostri corregionali perché sono di Fermo, quindi Nicolò è la voce portante del gruppo e poi tutti i musicisti. Ragazzi, i vostri nomi? Giacomo, Andrea, Nicolò, Ludovico, Federico. E Federico, loro ce l'hanno fatta la scorsa edizione, appunto alla 62esima edizione del Cantagiro, hanno stravinto perché sono veramente bravissimi. In qualità di musicisti, Nicolò, come reputi un tuo commento a caldo su questo festival e sulla musica? Ma ovviamente qua stiamo al top, un livello altissimo. Per quanto riguarda, ci sono brani bellissimi, io penso di parlare un po' per tutti. Ci piace tantissimo quello dei Cugini di Campagna, è bellissimo, e quello di Colapesce e Di Martino. Ci sono degli arrangiamenti fantastici e comunque la musica unisce tutti, è bellissimo parlare, vivere un contesto del genere. Ragazzi, il vostro pezzo preferito di questo festival? Il mio è quello di Colapesce e Di Martino. Io sono per i Cugini di Campagna. Ah, che bello, vedi? Splash con la pesce di Martino. Splash con la pesce di Martino. E chi vincerà questo festival?
Mengoni. Ecco, tante preferenze, poi il Toto quiz, insomma, le preferenze vanno su Marco unanimi, Mengoni. Unanimi. Guardate, rimanete collegati con noi, perché? Beh, perché a All News avremo un duo d'eccezione, più che un duo, papà figlio, famiglia Cecchetto, con una clip inedita. Quindi rimanete con noi a All News, e nel frattempo ci tengo a salutare il nostro amico Piero Romitelli. E se hai delle domande in diretta, Romina, chiedimi pure, noi siamo qui. Ma io vorrei capire quante ore dorme Marco Zingaretti di notte, perché ormai ci stiamo facendo questa domanda, perché è una full immersion, in ogni evento c'è lui, ogni intervista con i personaggi più spaziali c'è lui. Ma come fai? C'è un clone, Marco. Guarda, le ore di per quanto si dorme sono veramente limitate. Io, Silvia e Edi siamo andati a letto questa notte, erano le 2 forse, alle 7 già la sveglia, la notte prima alle 3, quindi dai, non pensiamo a questo, perché altrimenti qui si blocca tutto e si ferma tutto. Io ricordo che i ragazzi davvero sono di Fermo, quindi gli auguro a loro di avere un grande successo e di calcare quanto prima il palco dell'Ariston. Grazie, bravo. Grazie mille Marco. È un piacere essere ospiti della vostra redazione. Rimanete con noi anche per il TG? Assolutamente. Bene, quindi a tra poco con loro, e poi con Claudio Cecchetto e Jody Cecchetto. E adesso ci ascoltiamo un bellissimo brano, sempre dei Per Giove, che ci avete regalato, caro Marco. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, aspettiamo e ci vediamo questo bellissimo brano. Restate con noi, perché poi continua il nostro excursus nel mondo. Grazie. Del Festival di Sanremo. Ciao, un abbraccio. A te la linea. Ho imparato dalle rondini a partire e poi tornare. Io sul banco della scuola, con il cuore sul cortile, mi scoppiava dentro il mondo per un'ora di pallone. Tutto proprio come adesso, mentre canto una canzone. Ho imparato che è importante aver voglia di imparare, che è più magico stupirsi che aver fretta di stupire da un amico che ha tradito. Com'è bello perdonare, e che il cielo capovolto fa la musica del mare. A dare senza nulla in cambio, che se sembra sia finita, basta fare un giro tondo da una donna che ho sfiorato. Com'è dolce far l'amore, e dall'ultima che ho amato, che l'amore può finire. E se poi per caso in caso prenda a botte il tuo destino, e le nuvole del mondo ti cancellano il sereno, ti rimane la certezza della musica di un piano, e la volta che da sola vale tutte le altre volte. La pioggia non fa più il rumore del cuore che batte, del cuore che batte. Senza fatti col mattino, che si inseguono nel vento senza prendersi per mano. A Senigallia la realtà del resort è Finisafrica. Hotel, ristorante, sale per convegni e congressi. Inoltre centro olistico, campi da tennis, piscina semiolimpionica e tanto altro. Al Finisafrica, la tua cena aziendale, la tua festa, la tua cerimonia, in ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi, come a bordo piscina, il giardino segreto e la nostra sala pagoda. Chiamaci, riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo. Azienda agricola Fenucci. Dal 1929 ad oggi ben 4 generazioni. Produzione di olio extravergine d'oliva, cucina casereccia da asporto con ampia scelta di prodotti artigianali a base di olio evo, quali panciauscolo, carboncelli e cantolio. Cesti regalo per ogni occasione e centro degustazione di prodotti agroalimentari regionali. Contadì Fenucci.
Piazza Mazzini 4, Monte Carotto. Vivi le tue emozioni. Realizza i tuoi sogni. Crea il tuo spazio. About Home Arredamenti. Vieni a trovarci presso il nostro showroom di Iesi in via Marconi 119. Prima il piacere, poi il piacere. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip. Fuori dai luoghi comuni. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto. Farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. E sono le 13 in punto, torniamo in diretta qui dagli studi di Recanati dopo il bellissimo collegamento che ci ha regalato il nostro Marco Zingaretti, che vi ricordo vi aspetta anche all'interno del nostro notiziario All News in diretta delle 13:15. Torniamo a parlare di Sanremo, lo facciamo con i nostri ospiti di studio, con appunto Tiziana Sconocchia e in collegamento Piero Romitelli. Piero, li conosci per Giove che abbiamo appena visto in collegamento? No, ma è stata una piacevole, molto bravi. Hai visto, è una cosa che ci ha sorpreso piacevolmente anche noi. Diceva giustamente Tiziana, forse sono quasi più bravi di alcuni che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Che ne pensi, Piero? Non mi pronuncio. Sei diplomatico, bravo, bravo, ci piaci. Allora, quindi ieri sera l'esibizione di 28, di tutti i 28 artisti. Vediamo un attimo, chiedo alla regia di mostrarci quella che è la classifica provvisoria. È chiaramente primissimo in classifica al momento e dubito che potrà cambiare la situazione. Marco Mengoni, che tutti siamo concordi, viaggia a livelli diversi rispetto agli altri. Cosa ne pensi, Piero, tu dal tuo punto di vista clinico? Guarda Romina, io ho avuto la fortuna di scrivere con Marco in tre diversi album. Il primo 10 anni fa, proprio quando ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, e l'ultima canzone è presente nel suo ultimo album che è uscito l'anno scorso, quindi sono molto legato a Marco anche a livello affettivo, perché comunque si tratta anche di un mio esordio a livello di scrittura. Bravo. Penso che Marco abbia una capacità comunicativa, una tecnica superiore. Il brano è scritto magistralmente da Simonetta e Petrella, quindi ci sono tutte le caratteristiche per fare benissimo. Ed è una soddisfazione in più da autore vedere proprio brano interpretato in maniera magistrale, immagino, cioè dare le proprie emozioni, perché immagino che nei tuoi brani tu dai anche le tue emozioni, apporti parte di te, e vedere esibire un artista che dà pieno valore a quello che tu gli hai donato ti dà, immagino, un'emozione ancora più grande, no? Ma sì, perché ogni canzone è come una figlia, quindi all'inizio un padre è geloso, ma poi bisogna essere anche bisogna saper lasciare andare e camminare con le loro gambe, e quando la canzone la canta Marco è sempre
bellissimo piacere. Una bella soddisfazione. Ci sono però altri brani che appartengono ad un altro autore importante a livello nazionale e internazionale, che però è marchigiano. Forse lo conosci, Dario Faini, Dardust? Assolutamente, sì, sì, sì. È un amico, Dario. Ecco, lui ha lavorato per i brani di Lazza, Madame, anche nella produzione del brano di Elodie. Ascoltiamo un attimino questi piccoli pezzi di questi brani e poi torniamo a parlarne con i nostri ospiti in studio in collegamento. Perdonami, dimmi come mai. Baby, mi fulmini con gli occhi lucidi. Che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le nozze? Telefonate il terrore. Sapessi di più passa ma cuore danza. Uniamo i respiri, sento caldo la mattina. Tu buttati con me, mare di guai. Mi correggo, ha partecipato Dardust alla realizzazione dei brani di Lazza, Ariete e alla produzione di Elodie. E dicevamo nel fuori onda, Tiziana, che ti ha stupito Lazza. Lazza mi ha stupito piacevolmente. Trovo il brano molto originale nell'arrangiamento e appunto nella personalità che gli è riuscito a dargli Dardust, sicuramente. Poi stavo carinissimo quando... È vero, quando ha donato il vaso di fiori alla mamma, noi da mamma insomma ci si apre proprio il cuore. Veramente carino. Il tuo punto di vista, Piero, su questi pezzi? Tutto quello che tocca Dario è oro, quindi è chiaramente un po' riclasse. Io penso esattamente la stessa cosa, che il brano di Lazza sia una hit radiofonica ma anche a livello di streaming. Bravo. Molto forte. E è stato lui la sorpresa del pezzo. Vero, originale. Sono pienamente d'accordo. È originale, spicca rispetto a molti altri, come spicca a mio avviso Madame, che un pochino avevo anticipato anche prima. A me mi ha colpito molto favorevolmente, secondo me ha quell'impronta internazionale che può andare oltre i confini italiani, a mio avviso. Cosa ne pensi, Piero? Il sound strizza chiaramente l'occhio a altri paesi e sono due artisti che possono fare il salto. Mi hanno fatto dei Maneskin. Bene, bene, incrociamo le dita per loro assolutamente. Torniamo però a questa sera, ci sono i duetti, eh? Ed è atteso sul palco di Sanremo un duetto in particolare che vede Carla Bruni insieme a Colapesce Di Martino cantare Azzurro. Cosa ci possiamo aspettare su questo fronte? Non ho opinioni in merito. Come attesissimo comunque il duetto Giorgia Elisa, e poi vediamo Lazza con Emma e Laura Marcatori. Insomma, ce ne sarà anche questa sera, insomma, da vedere e da godere di buona musica, di esibizioni, di spettacolo. E poi ci sarà la simpatica e bravissima Chiara Francini, se non erro, giusto? E niente, strizza l'occhio Tiziana, mi sa che non la conosce. Tu, Piero, no. Stai sul pezzo? Io, a parte lei, credo che questa sera ci sarà la risposta di Giorgia. Vero. Questa sera vincerà Giorgia, credo. Giorgia ed Elisa è una roba grossa, poi con due pezzi, insomma un medley dei loro pezzi di grandissimo successo, penso che sarà veramente una bellissima esibizione, anzi spettacolare oso dire. Io ringrazio davvero di cuore, perché il tempo è sempre tiranno qui a Benvenuti in TV, ahimè, insomma i nostri ospiti, Tiziana Sconocchia per essere stata qui con noi. Grazie. Piero Romitelli, buon lavoro. Piero, stai lavorando a qualcosa in particolare, ci puoi dare qualche anticipazione?
Ma è tutto in divenire, è sempre una sorpresa. Ti aspettiamo quando vuoi Grazie, qui negli Ermina. studi di Recanati. Un abbraccio, buon lavoro. E adesso la linea al TG All News con tante informazioni, ovviamente il collegamento sempre diretta da Sanremo. Ciao, ci vediamo lunedì!